Sembra necessario assumere gli antibiotici in concomitanza con l'intervento di implantologia? Scopriamolo! L'odontoiatra e l'implantologo si trova spesso di fronte a questa decisione, se somministrare o meno una terapia, una profilassi antibiotica, prima di un intervento di implantologia. Ma come stanno esattamente le cose? Ebbene, dare una risposta univoca è difficile, nel senso che i fattori da considerare sono tanti. Partiamo da un presupposto. Tra i casi di fallimento precoce di un impianto, fra le cause di fallimento precoce, spesso una causa è legata alla presenza di una sovrainfezione, ovvero la presenza di batteri patogeni comporta lo sviluppo di un'infezione che porta poi alla perdita e al fallimento dell'impianto. Si tratta di un evento fortunatamente raro, ma da prendere in considerazione. Quindi questo farebbe pensare che è assolutamente necessario assumere un antibiotico prima di un intervento di implantologia. Tuttavia ci sono anche degli effetti collaterali dell'antibiotico che bisogna prendere in considerazione. Ma prima di approfondire questo argomento, cerchiamo di dare uno sguardo alla letteratura per capire cosa ci dice la letteratura. A tal proposito, ho selezionato un articolo importante, un articolo significativo, essendo una revisione sistematica della letteratura, in cui gli autori, partendo da oltre 800 articoli clinici, hanno selezionato quegli articoli che rientravano nei criteri di selezione al fine di dare una risposta a questa che è la nostra domanda di partenza, e vediamo quali sono state le loro conclusioni. In sostanza, la domanda dalla quale partiamo è appunto: è sempre necessario somministrare l'antibiotico prima di un intervento di implantologia? Ebbene, i risultati di questa revisione sistematica della letteratura ci dicono che nei pazienti che non sono stati sottoposti a profilassi antibiotica prima di un intervento di implantologia si è riscontrata una percentuale di successo implantare pari a circa il 92%, mentre nei pazienti che invece hanno preso l'antibiotico prima di fare l'intervento di implantologia e che hanno poi seguito la terapia farmacologica anche subito dopo l'intervento, la percentuale di successo riscontrata è pari al 96%. C'è quindi un gap, una discrepanza di circa un 4%, che in termini clinici è sicuramente una discrepanza significativa. Come accennato prima, tuttavia, ci sono degli aspetti da considerare anche in termini di possibili effetti collaterali che un antibiotico può comportare. Infatti, un antibiotico può essere responsabile di fenomeni di tossicità acuta, quindi disturbi a livello gastrico, può essere responsabile di nausea, può essere responsabile dello sviluppo di resistenze batteriche, quindi i batteri diventano resistenti a, possono diventare resistenti a determinate categorie di antibiotici, ci possono essere dei fenomeni di ipersensibilità, di allergia, insomma una serie di effetti collaterali che non si possono ignorare. Una possibile complicanza è lo sviluppo di una batteremia, ovvero il sangue che in condizioni normali e sterile, in concomitanza con l'esecuzione di un intervento chirurgico, può andare incontro all'ingresso di batteri che portano quindi allo sviluppo di un fenomeno di batteremia, un'infezione, che mentre nel paziente sano, in buone condizioni di salute generale, con un sistema immunitario efficiente, è in grado di contrastare nella stragrande maggioranza dei casi senza particolari problemi, ebbene in un paziente che invece ha a livello sistemico, a livello di sistema immunitario, qualche compromissione, ci potrebbero invece essere dei problemi. Mi riferisco ad esempio al paziente diabetico, specialmente se un paziente diabetico scompensato, al paziente immunodepresso, insomma pazienti da un punto di vista sistemico più fragili. Quindi come bisogna comportarsi? Personalmente il mio punto di vista a tal proposito è il seguente. Innanzitutto bisogna valutare l'entità dell'intervento chirurgico. Esistono interventi chirurgici più o meno invasivi, interventi in cui è necessario eseguire innesti di osso, interventi in cui invece è necessario eseguire solamente l'inserimento implantare. Bisogna valutare bene il paziente, se è un paziente in buone condizioni di salute generale oppure se è un paziente che ha qualche compromissione a livello sistemico. Bisogna considerare ancora il quadro
clinico del paziente in termini di possibili allergie nei confronti degli eccipienti di alcuni determinati antibiotici. La mia personale opinione al riguardo è la seguente: un intervento di implantologia è un intervento chirurgico e normalmente nel corso della vita di un paziente viene affrontato una volta. Se affrontato magari due volte, succede sicuramente a distanza di tempo. Quindi il mio personale punto di vista è tale per cui, essendo un intervento chirurgico più o meno invasivo, sempre di un intervento chirurgico si tratta, è probabilmente precauzione eseguire una profilassi antibiotica anche alla luce dei dati riscontrati in letteratura in merito al possibile aumento di sopravvivenza e di successo dell'impianto dentale. Quindi è preferibile, a mio avviso, eseguire una profilassi antibiotica che viene poi seguita da una terapia antibiotica nei giorni successivi al posizionamento di un impianto dentale, al fine di ridurre al minimo il rischio di possibili complicanze. Spero di esservi stato utile con queste informazioni e vi mando un saluto. Ciao!